come qualunque infrastruttura che abbia un interesse per un attaccante ipotetico, anche le infrastrutture di tipo energetico o dei trasporti, che sono i due temi all'ordine del giorno di questa conferenza, richiedono una condivisione a tutti i livelli di questo tipo di informazioni, perché è una minaccia che va contrastata a livello sistemico. Nessuna azienda da sola può contrastare una minaccia di questo tipo. In realtà questo fenomeno, che ha ovviamente una motivazione non più come in passato puramente tecnica, in passato era una sfida fra tecnici sostanzialmente, chi faceva i sistemi e chi tentava di dimostrare di essere più bravo a rovinarli. Non è assolutamente più così. Oggi il mondo delle minacce cyber ha sempre più una matrice di tipo economico, quindi c'è qualcuno interessato o per motivi strettamente economici o anche geopolitici ad intervenire contro una serie di target che sono molto aumentati, aziende, servizi, anche importanti come energie e trasporti, e purtroppo per difendersi non si può essere da soli, bisogna creare un ecosistema che coinvolge tutti gli stakeholder e questo tipo di manifestazioni sono molto importanti, perché portano a un tavolo decisori, persone che possono creare una coscienza comune e di conseguenza quello che si va a fare poi su processi aziendali, su sistemi, su tecnologie può beneficiare appunto di una visione d'insieme e di una benedizione da parte di stakeholder importanti e molto importanti. Qual è lo stato dell'arte e qual è l'esperienza di Enel in questo campo? Allora, lo stato dell'arte sicuramente è molto avanzato, ovviamente solamente negli ultimi anni si vede sui giornali di comune lettura questo argomento, ma grazie a Dio è molti anni che gli operatori stanno lavorando su questa tematica, quindi non sono assolutamente impreparati, ed Enel sicuramente è fra questi e si è data molto da fare in anni in cui di questa tematica non si parlava, perché sembrava veramente un argomento molto ostico da comprendere. Di certo, come dicevo poc'anzi, evolvere ancora rispetto a questa la gestione di questo rischio non può essere fatto da una singola azienda, ancorché molto attenta e organizzata, ma occorre creare un ecosistema cyber sicuro, semplicemente perché oggi i processi aziendali sono molto più ampi, veloci, dipendono dalla supply chain, dipendono da tutti gli stakeholder che attorno a queste aziende si muovono, e quindi è evidente che tutti gli operatori ed erogatori di servizi devono fare accrescere questa resilienza rispetto al cyber threat in maniera omogenea, altrimenti si creano degli scompensi durante un attacco, e a poco vale avere poche aziende ben organizzate e alcune invece molto esposte. Per questo motivo, ripeto, è importante questo tipo di eventi, perché consentono di creare un info sharing, una sensibilità comune che viene a semplificare una serie di attività poi effettive di potenziamento della sicurezza informatica sistemica.